Ben ritrovati in studio per la nostra rassegna stampa. Partiamo come sempre dal nostro giornale La Nuova del Sud. In apertura c'è la cronaca con l'allarme sicurezza a Tito, anche una bomba carta ordigno sotto l'auto di un dipendente comunale. Negli ultimi giorni furti e atti intimidatori. Il sindaco Scavone si rivolge al prefetto. Ancora cronaca, mega furto di Aglianico del Vulture a Melfi. Rubate 3.000 bottiglie della cantina Carbone Vini, l'appello dell'azienda vinicola. E poi il martedì nero sulle strade lucane, c'è stato un frontale sulla Potenza Melfi all'altezza di Tiera, tre i feriti. A Matera assalto anche al bancomat di La Martella, bottino di 2.000 euro, banconote a terra nella fuga precipitosa. La politica. Tra Roma e Potenza, gli equilibrismi di Speranza tra Renzi, Pittella e De Luca. E poi nasce la Fondazione Ambientale Regionale Mussuto. Impol sulla Nuova del Sud, ampio spazio allo sport con il Senise che si prende la coppa. Serie D, un baby Biceglie manda a terra il Potenza e un brutto KO e la partita Potenza Biceglie sarà trasmessa domani alle 21, sabato alle 15.30 e domenica alle 11 sulla Nuova TV. Ancora in Serie D, Francavilla distratto, i sinnici sciupano una ghiotta occasione in chiave primato, col Gallipoli finisce 0-0. Picerno senza gloria, l'ennesimo errore difensivo costa caro, anche a Nardò le rivali fanno punti. E andiamo avanti con la Gazzetta di Basilicata. Qui in apertura si parla di partecipate, le partecipate sotto la mannaia, chi rischia da noi? Possibili tagli, accorpamenti in vista, sono 161 le aziende lucane partecipate dal pubblico, la Regione ha avviato un piano di razionalizzazione e dunque sulla Gazzetta si parla dei possibili effetti in Basilicata della annunciata riforma. La fotonotizia è dedicata alla cronaca materana, esplosivo di notte, bancomat svaligiato. Nel taglio centrale FCA riprende la produzione, il 2015 è stato un anno da record. Oggi riapre la fabbrica automobilistica da cui sono uscite lo scorso anno 390.000 vetture. Il totale degli occupati invece è salito a 7.800 unità, a cui vanno aggiunti gli operai dell'indotto. I presepi viventi fanno vivere il senso dell'Epifania. Poi in basso lo sport, Francavilla secondo posto, Potenza e Picerno KO. I sinnici impattano sul difficile campo di Gallipoli. Sanità, ticket arretrati, fioccano i ricorsi sulle notifiche. Infine a Potenza, vertici dell'ACTA, spunta il nome di Roberto Spera. E concludiamo con il Quotidiano del Sud. Anche qui, come sulla Nuova del Sud, in apertura c'è la cronaca. A Tito esplode ordigno sotto il SUV del tecnico comunale. A Matera scassinato un bancomat a La Martella. Atto intimidatorio vandalico. Oggi vertice in prefettura. Altri episodi si sono verificati nei giorni passati. Nella capitale torna a colpire la banda dell'esplosivo. I ladri nella fretta lasciano a terra banconote, poi recuperate dagli inquirenti. Potenza, Sarli ci ripensa e convoca la direzione del PD per la crisi del capoluogo. A Matera l'appello della CIA è ora di tutelare il nostro pane, qui 3,5 milioni di quintali. Ancora Potenza, Monsignor Ligorio parte dal tempietto di San Gerardo, diretta TGR Rai alle 12.25. In falsa apertura lo stabile in fiamme, ma è solo la Befana, i vigili del fuoco la traggono in salvo. Lotteria Italia con gli affari tuoi, D'Insinna a caccia del biglietto milionario in Basilicata, più 11,1%.
E poi il caso, l'ex consigliere Maroscia ci ripensa sul vitalizio e ci guadagna pure. Per assicurarsi l'assegno di 1.760 euro al mese deve versarne 108.000, ma gli vengono riconosciuti 156.000 di arretrati. E infine lo sport in Serie D, Potenza a testa bassa, KO in casa col Biceglie e addio ai sogni di gloria. Sempre in Serie D il Francavilla spreca ma resta secondo, ancora un KO per il Picerno. Calcio, promozione, la Coppa Italia e del Senise. E abbiamo concluso l'informazione sulla Nuova TV, torna con il nostro TG delle 13.50, ora vi lascio alle previsioni meteo a cura di Gaetano Brindisi, grazie per l'attenzione e buona giornata.